Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Si sta avvicinando Halloween e quindi, come di consueto, come faccio tutti gli anni, vorrei caricare qualche video a tema. In particolare, questa volta vi parlerò di Triora, che è un paesino sulle alture della Liguria, molto carino, molto suggestivo, un bellissimo panorama, ma è famoso perché è conosciuto come il paese delle streghe, perché in questo paese si è consumato nel 1587 il più grande, il più brutale, il più terribile processo alle streghe della storia della Liguria. A partire da quel periodo e per i 3 anni successivi, a Triora c'era stata una grandissima siccità che aveva provocato ovviamente dei problemi con la raccolta del grano, che fino a quel momento invece era stata molto ricca. Ovviamente gli abitanti di Triora erano molto preoccupati per questa siccità e hanno cominciato a dare la colpa ad una sorta di sortilegio, una sorta di stregoneria. E quindi, allo scopo di individuare il colpevole, si era scatenata una caccia alle streghe. All'inizio furono arrestate 20 donne che erano accusate di cose terribili, addirittura cannibalismo e accoppiamento con il diavolo. Furono torturate in modo brutale e le torture erano talmente pesanti e insopportabili che queste donne alla fine, pur di far cessare questa sofferenza fisica, avevano confessato di essere delle streghe anche se non era vero. Queste confessioni però hanno alimentato la convinzione che a Triora ci fossero delle streghe, quindi hanno cominciato a cercarne delle altre, si è scatenata una vera e propria persecuzione e sono arrivati ad arrestare più di 200 donne. Addirittura hanno arrestato delle bambine, torturandole senza pietà. Le torture erano talmente pesanti che alcune persone sono morte addirittura prima del processo. Le donne venivano seviziate, venivano tagliate loro delle dita, venivano colpite con oggetti di tutti i generi, venivano torturate anche psicologicamente, quindi davvero il processo alle streghe di Triora era stato molto molto pesante. Non era stata fatta nemmeno una distinzione di classe sociale, perché erano state arrestate le donne più povere, ma anche quelle più benestanti e più rispettabili. Questa cosa però aveva attirato l'attenzione del Doge di Genova, che aveva espressamente chiesto all'inquisitore di liberare almeno le donne della classe sociale più elevata, perché questo stava creando dei grossi problemi con le famiglie più benestanti. La persecuzione e i processi andarono avanti per un bel po' di tempo e poi ad un certo punto, senza un apparente motivo, tutto fu interrotto. E ancora oggi non si sa quale sia la ragione per cui questo processo, che era così importante, così forte e comunque così tanto ricco di torture e di persecuzioni, sia stato interrotto dall'oggi al domani. I prigionieri però non furono liberati, furono trasferiti a Roma e di loro non se ne seppe più nulla. Oggi gli atti del processo alle streghe di Triora si possono consultare. È possibile vedere gli originali nell'archivio di Genova e quelli in fotocopia nel Museo delle Torture che si trova proprio nel paese di Triora. Comunque, questo paesino, al di là della sua terribile storia, è davvero molto carino e suggestivo, quindi anche dal punto di vista turistico io assolutamente ve lo consiglio. Il classico borgo medievale con i suoi negozietti e le sue stradine tipiche e caratteristiche, ma soprattutto ci sono tantissimi richiami alla strega. C'è la famosa statua della strega sulla piazza, poi ci sono negozi che vendono tipici souvenir, c'è il posteggio delle streghe, quindi insomma ci sono davvero tanti riferimenti. Io sono stata a Triora più di una volta e ho acquistato un souvenir che mi potesse appunto ricordare che è il paese delle streghe. Ho preso infatti questa strega portafortuna. Era un negozio che vendeva tanti souvenir di questo genere e c'erano tante streghe, tutte diverse ma abbastanza simili, e ognuna di esse portava fortuna in una sfera particolare della vita. Io ho scelto questa che mi piaceva veramente molto, ma devo dire la verità, avrei acquistato molte più cose, però insomma ho deciso di trattenermi e di comprare un solo souvenir. Comunque io vi consiglio di andare a vedere questo paese se non
non ci siete mai stati, e ci sono anche delle manifestazioni molto carine. Le più famose sono due: una si tiene la notte di Halloween, ci sono sfilate in maschera, giochi anche per bambini, spettacoli, musica, insomma, la classica atmosfera stregata ed è molto molto carina. Se siete fortunati e trovate bel tempo, quindi un 31 di ottobre non particolarmente freddo e soprattutto non piovoso, potrete sicuramente godervi la serata. E poi un'altra manifestazione che mi piace molto di più rispetto a quella di Halloween è il Midsummer Fest, ossia il festival del solstizio d'estate, ed è molto carina perché è a tema esoterico, quindi ci sono dei seminari su temi magici, esoterici, divinazione, ci sono dei mercatini che vendono oggetti esoterici, celtici, ci sono dei laboratori, dei giochi, anche in questo caso ci sono spettacoli e musica, e addirittura ci sono dei laboratori che sono adatti anche ai più piccoli. Quindi, se non ci siete mai stati, io vi consiglio di andare a vedere questo festival che si tiene alla fine di giugno. Speriamo che il giugno 2021 sarà migliore di quello che è stato quello del 2020, quindi speriamo di esserci liberati del Covid o comunque di aver trovato un vaccino, una cura, insomma, speriamo che le cose vadano meglio e di poter andare a Triora e godersi il festival senza dover stare attenti ad ogni minimo contatto con le altre persone, perché davvero questa cosa sta, secondo me, rovinando abbastanza ogni cosa alla quale partecipiamo. Comunque, chiusa la parentesi Covid, a Triora c'è anche un'altra cosa famosa, che è il pane di Triora, chiamato pane delle streghe. Avevo fatto anche il tutorial sulla realizzazione di questo pane, anche se la mia ricetta non è proprio esattamente come quella originale, perché io utilizzo un po' di varianti. Però, se volete vedere comunque come si fa, io vi lascio in info box il video e poi alla fine di questo video lascerò la ricetta originale. Comunque, è chiamato pane delle streghe perché in epoca medievale tra i suoi ingredienti conteneva la segale cornuta, che è un particolare tipo di segale che viene contaminata da un particolare tipo di fungo che contiene degli alcaloidi, e questo provoca degli effetti sul sistema nervoso, quindi allucinazioni, movimenti incontrollati, insomma, dà dei disturbi al sistema nervoso. E si pensava a quell'epoca che fosse un effetto della pozione delle streghe. Ovviamente oggi questo ingrediente non si usa più, oggi è fatto in particolare con tre tipi di farina che sono la 00, la 0 e la farina di grano saraceno. Poi ovviamente si utilizza il sale e l'acqua, e la sua particolarità è questo pane rimane fresco fino a 7 giorni, quindi si conserva abbastanza bene. È un pane molto particolare che però a me piace molto, addirittura io qualche volta lo taglio a fette, poi le metto in forno, le faccio tostare un po' e lo mangio al mattino con la marmellata, quindi insomma ognuno lo può utilizzare in diversi modi. Forse si presta meno per il classico panino con i salumi, perché essendo un pane rotondo abbastanza grosso che tendenzialmente si taglia a fette, secondo me si presta un po' meno per questo utilizzo, però per carità si può mangiare anche con i salumi ed è buonissimo lo stesso. Comunque vi ho lasciato alla fine del video la ricetta originale, giù in info box la mia personale ricetta. Io per oggi mi fermo qui, spero di avervi un po' incuriosito parlandovi del paese di Triora e magari di avervi dato un'idea per uno dei vostri prossimi viaggi. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.